Il maestro Demetrio Lampi, meglio conosciuto come Mastro Limitri, di mestiere faceva il calzolaio, mestiere che oggi è quasi del tutto scomparso. Indossando un grembiule, si posizionava davanti al deschetto, un piccolo tavolino che a volte era dotato di due cassetti, contenenti tutto il materiale di cui aveva bisogno. Tra gli utensili da lui utilizzati abbiamo la lesina, rappresenta, secondo la tradizione, il simbolo del mestiere del calzolaio. È un tipico attrezzo, con la punta curva o dritta, utilizzata per forare la tomaia, dentro i quali si inseriva lo spago per la cucitura. Le tenaglie e le pinze che potevano essere di varie forme, dalla più grande alla più piccola. Pinza per occhielli, piccola tenaglia che veniva usata per fare i buchi nelle scarpe. Il trincetto, strumento costituito da una lama per tagliare il cuoio, e la cera, veniva riscaldata dentro un pentolino per renderla più morbida, in modo tale da realizzare forme tonde, dove, attraverso una fasciatura di cuoio, veniva strofinato lo spago che serviva per le cuciture delle scarpe, ma non solo, anche per le borse, cinture e quant'altro. All'inizio di tutte le fasi della lavorazione, Mastro Limitri, per costruire le scarpe, utilizzava delle forme in legno di varie misure, per poi rivestirle con la tomaia, un materiale di cuoio dove veniva disegnata la sagoma e a sua volta tagliata con il trincetto. Dentro la scarpa si posizionava il plantare, mentre nella parte inferiore si incollavano o cucivano la suola e la tomaia, diventando così un tutt'uno, lasciandoli poi asciugare. Dopo l'asciugatura venivano tirate le forme in legno attraverso un attrezzo in ferro chiamato tiraforme. La scarpa veniva poggiata nel cosiddetto piede di ferro per fare gli ultimi ritocchi e modellare la forma. Data la forma alla scarpa, veniva posizionata nell'incudine, permettendo di inchiodare il tacco. Spesso, per evitare il rapido consumo, venivano inchiodati salvatacchi e salvapunta. Per rendere la scarpa più pesante e adatta al lavoro dei campi, veniva rinforzata la suola con dei chiodi. Si passava infine alla lucidatura, che veniva svolta utilizzando delle spazzole nere o marroni, secondo il colore delle scarpe. Impregnata da diversi odori, la bottega di Mastro Limitri era anche un punto d'incontro in cui ci si riuniva per scambiare quattro chiacchiere.